Allora, se noi utilizziamo un fucile, abbiamo due punti di mira, cioè due tacche di mira. Abbiamo il mirino in fondo alla canna e la diotra, quella che si può regolare. Perché nei fucili si usano due punti di mira? Si usano due punti di mira per una questione di geometria. La geometria ci dice che da due punti basta un'unica retta. Ecco, è quello che ci serve per utilizzare con precisione lo strumento fucile. Collimiamo i due mirini, diotra e mirino, quell'unica retta va al centro del bersaglio, siamo sicuri che il proiettile colpisce quel bersaglio. Ahimè, nell'arco, qualsiasi tipo di arco, anche il compound, è solo più preciso, ha un unico punto di mira. Ma cosa ci dice la geometria di un unico punto? Che da un unico punto passano infinite rette. E qua diventa problematico utilizzare l'arco, qualunque esso sia, olimpico o arco nudo, peggio ancora l'arco nudo, per poter mirare. Entrano in gioco un sacco di altri fattori di grandissima importanza, ma molto più importanti che il semplice fatto di portare la punta al centro del bersaglio da colpire. Su questo punto dobbiamo essere certi e dobbiamo capirlo, perché le variabili dietro al punto di mira, visto che non ne abbiamo due, sono enormi in confronto a stabilire una collimazione. Noi possiamo stabilire una collimazione punta della freccia, centro del bersaglio, ma abbiamo fatto solo l'1%. Il 99% è ancora da fare. Perché? Perché la seconda diotra è come se noi avessimo un fucile, ma con una diotra non fissata, completamente ballerina. Potrò mai fare centro? No, ci sarà una rosata molto larga che dipende in che modo casuale si è fermata la diotra nel momento dello sparo. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Se noi non curiamo molti aspetti fondamentali, ancoraggio, posizione della testa, allineamenti, la posizione della punta al centro del bersaglio sarà completamente irrilevante. Ok? Quindi noi dobbiamo, come facciamo a essere sicuri che l'occhio, perché alla fine poi è lo stesso occhio nostro, che nello spazio si dovrà posizionare sempre nello stesso punto, come una diotra ben inchiodata sulla culata del fucile. Ma non basta. Come facciamo a essere sicuri che, perché culata, tacca di mira, è perfettamente allineata da un pezzo di ferro che è la canna del fucile? Come facciamo a essere sicuri che tutte le volte che non andiamo in ancoraggio non formiamo degli angoli e quindi che non siamo perfettamente, che il nostro occhio non è perfetto, pur essendo sempre nello stesso punto, non è perfettamente allineato col braccio che tiene l'arco e quindi con la punta della freccia? Ecco un'altra grossa variabile. Ancora di più, come facciamo a essere sicuri che le forze in gioco di spinta e di trazione non siano allineate sul piano verticale? Perché al momento del rilascio cosa succede? Abbiamo già il problema della mira, ma abbiamo il grosso problema che siamo in un equilibrio dinamico, quindi abbiamo una spinta e una trazione, no? Perché se non avessimo la spinta e avessimo solo una trazione succederebbe questo, se avessimo solo una spinta senza una trazione succederebbe questo. Quindi noi abbiamo una spinta e una trazione, queste devono stare esattamente su un piano verticale, quindi i vettori devono essere contrapposti su un piano verticale. Ci siamo con... Quindi se io sono così non va granché bene, e vedremo perché.
Quindi io devo essere allineato, ma soprattutto non geometricamente, devo essere allineato con le forze in gioco, che è il mio corpo, ecco qua, dove entra la personalizzazione, che tutti noi siamo diversi, non può esserci un modello. La più grande balla del mondo, la più grande balla del mondo, è che un allenatore è in grado di capire cosa sta succedendo al suo arciere. Non lo capisce. Nessuno lo può capire. È difficilissimo da capire. È difficilissimo, perché quello che si vede da fuori è l'1% di cosa sta succedendo. Non solo dal punto di vista fisico, che adesso stiamo parlando solo di quello. Quando parleremo dal punto di vista mentale sarà veramente l'apocalisse. E vedremo come sarà importante, dimmi pure. È a questo punto che entra in gioco il costruttivismo. E a questo punto che entra in gioco il costruttivismo. Vediamo che il costruttivismo, questa parola tanto importante, tanto amata e tanto non capita, entra in gioco solo dal punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico non può entrare in gioco, perché questa è matematica. Nel tiro con l'arco è matematica. Però, dal punto di vista mentale è come? E lì sarà il buon istruttore a rendere attore l'arciere. L'arciere. Deve delegare all'arciere. Deve essere in grado di delegare all'arciere quello che serve a mettere contenuti all'interno della nostra sequenza, ma lo vediamo. Quindi, abbiamo detto che dal punto di vista fisico, abbiamo detto come, ecco perché non fate centro, non vincete tutte le gare, e non, perché è facile, metto la punta là, tiro la corda, lascio la corda, la freccia, voilà, non è tanto distante, 18 metri. Eppure, come mai non vanno tutte nel centro? Per questo motivo, uno, che mirare è solamente una piccola percentuale del tutto. Perché? Perché contano troppo gli allineamenti, contano troppo le forze in gioco, conta troppo la tecnica di come io metterò la testa. Perché sarà poi questo, è come la diottra che balla nel fucile. E quindi vedremo come sarà importante acquisire questa tecnica, allenarsi ad acquisire questa tecnica. Quindi una volta che sono in ancoraggio e che io col mio metodo, con il mio metodo di allenamento, con la mia tecnica, riesco ad andare in ancoraggio e ad ottenere cosa? Spinta e trazione sul piano verticale, le forze si devono annullare. Il punto di pressione delle forze di spinta devono stare su una superficie abbastanza ridotta. Perché abbastanza ridotta? Perché qua si formano delle leve, specialmente nell'arco nudo che non ha un baricentro spostato in avanti, vedremo quanto conta la stabilizzazione nell'arco olimpico, non sono mica stupidi a non metterla. Vedremo che questo provoca enormi torsioni. Quando le provoca? Quando siamo in ancoraggio, e vedremo come arrivarci con la tecnica, con l'allenamento e fare tutte le cose in modo adeguato, siamo in questa posizione, abbiamo ricercato l'allenamento, abbiamo fatto le cose che dobbiamo fare, a un certo punto rilasciamo la corda, ok? Cosa avviene? Perché poi tutto il tiro, se l'abbiamo preparato bene, avviene dall'ancoraggio al rilascio. Cosa avviene? Avviene che quando rilasciamo la corda spingerà la freccia, gli darà propulsione. Ok? Abbiamo applicato una forza sulla corda che a sua volta lo fa sui flettenti e ha accumulato energia elastica potenziale. Questa energia elastica potenziale viene esplosa una volta che noi rilasciamo la corda. Ma cosa succede all'arco quando noi rilasciamo la corda? Da che parte va? Eh? In avanti. Dove va? Dove c'è il dubbio, eh? In base a dove commettiamo. No, c'è solo un punto che va verso di noi, perché lo possiamo vedere
Quando noi rilasciamo l'arco, l'arco fa questo. Quindi noi quando rilasciamo la corda, proprio mentre la sta spingendo la freccia, proprio mentre sta spingendo la freccia, l'arco pigia contro la nostra mano. Ecco, è qua che se noi non abbiamo fatto tutto bene, non siamo allineati in spinta e trazione sul piano verticale, quando abbiamo già rilasciato e la corda sta spingendo la freccia, se qua abbiamo leve o trazioni, la freccia andrà sempre in un posto diverso, non in quello che di sicuro non in quello che vogliamo noi. Oppure se ci va, sarà come un orologio rotto, perché anche un orologio rotto fa l'ora esatta due volte al giorno, ma non è rappresentativo, perché nel tiro con l'arco noi vogliamo, tutte le volte che guardiamo l'ora, deve essere l'ora esatta. Quindi avete visto come è importante la grip e le posizioni di allineamento e i fondamentali. Allora, se non ci sono domande su questo punto, passiamo a descriverli questi fondamentali. Una ce l'ho. Sono d'accordissimo con te sul fatto di pressione, sì, dell'arco, e mi chiedo il perché continuano a farlo, sarà solo un discorso estetico, un'impugnatura così lunga che il 90% degli arcieri la usa male. Questo allora ti rispondo a questa domanda. Tutti i tester degli archi sono arcieri olimpici, e gli arcieri olimpici da un po' di età, da 13 anni a questa parte, hanno modificato la loro tecnica, portandola un pochettino più orientale di quella che era la tecnica americana. Se voi andate a vedervi gli archi fino al 2005-2006, l'impugnatura era fatta completamente diversa, la grip era fatta in modo completamente diverso. Fino al 2005 la grip, i costruttori di grip facevano l'angolazione della grip così, in questo modo qua. Basta vedere, io ho anche archi del 2000. E le grip le facevano abbastanza piccole perché appunto sì. Lo avete insegnato voi o ve l'hanno insegnato, no? L'arco si tiene in modo tale che le nocche siano 45 gradi, o lo dice il libricino del neofita, no? Le nocche devono stare a 45 gradi. Il punto di pressione, ripeto, è una cosa che dovreste già sapere a memoria, deve essere in modo tale che sia in corrispondenza dell'osso radio, in corrispondenza dell'omero, perché un tantino di allineamento scheletrico ci va, specialmente dalla parte del braccio. Cosa è successo dal 2005 in avanti? Che le grip le hanno fatte tutte al contrario. Perché gli archi olimpici tirano in modo tale così. Molto allineati, ma questo se lo possono permettere perché hanno una stabilizzazione, hanno la possibilità di allinearsi. Uno ha la stabilizzazione che, una volta che devi uscire dal clicker, sei stabilizzato, l'arco non ti scappa da tutte le parti. Quindi hai tutto il tempo di cercare gli allineamenti, la mira e fare le cose per bene per uscire dal clicker e poter utilizzare al meglio il tuo arco. E quindi stare con la spalla molto più dentro, cosa che l'arco nudo non lo può fare, perché intanto ha un ancoraggio più alto, quindi ha il gomito molto più piegato. E quindi deve stare nella posizione classica. Deve stare nella posizione classica, la posizione che si è sempre utilizzata nel tiro con l'arco fino ai primi anni 2000, quando si è passata a una tecnica un pochettino più diversa. Vedete, no, come tirano un pochettino più indietro, un pochettino più in questo modo qua, un pochettino più indietro, si tirava in questo modo. Quindi le impugnature sono sbagliate. Io
ho portato qua un'impugnatura mancina. Le impugnature mancine sono perfette per tirare arco nudo, perché non creano grossi angoli. Io le ho smussate. Mancine su un arco destro, chiaramente, rovesciata. Certo, rovesciata, che mi permette di non avere grossi angoli, perché senza stabilizzazione è molto facile fare queste torsioni qua. Abbiamo visto proprio che l'arco al momento del rilascio spinge verso di noi, quindi una minima variazione di torsione dovuta alle forze in gioco, la freccia in quel momento è ancora sul rest e ancora sta spingendo, e ciao, la mia messa a punto, la mia collimazione se ne va a farsi benedire. Quindi, ragione per cui, dopo questo bellissimo preambolo, parliamo di questi benedetti fondamentali. Allora, le vediamo brevemente. Che non me ne dimentico nessuno. Allora, intanto quali sono... Allora, sono tutte quelle cose che sappiamo perfettamente che sono nella sequenza di tiro, no? Quindi posizionamento sappiamo, dobbiamo stare baricentro al centro del corpo, piedi all'altezza delle spalle, allineati, magari leggermente sulle punte più che sui talloni, poi dobbiamo incoccare. Anche questa azione dobbiamo incoccare, anche questa azione sono tutte azioni che devono essere fatte sempre nello stesso identico modo. Incoccare, effettuare lo string, quindi mettersi già in contatto con l'attrezzo, quindi già essere in posizione, alzare sull'arco. Questo movimento di alzare sull'arco, pensate, è anche un fondamentale della danza classica, perché è un fondamentale che io devo alzare questo braccio senza alzare la spalla. Quindi anche se io, vedremo che nell'allenamento ci sarà anche questo, ma devo alzare l'arco, lo devo alzare alzando minimamente la spalla, ok? Deve stare allineato, perché se sta bassa la spalla io riesco ad utilizzare i muscoli dorsali e quindi a rendere allineato tutto il corpo. Poi posso andare in pretrazione. Perché serve la pretrazione? La pretrazione, vedremo, serve per preparare gli allineamenti, perché io non potrò più allinearmi una volta che sono in ancoraggio o quando sto per raggiungere l'ancoraggio, perché se uno è sotto carico non potrà più muovere i muscoli dorsali, che già è difficilissimo, e sono sicuro che la maggior parte di voi non sa neanche che esistano, e vedremo anche come riuscire a utilizzarli. Quindi io devo andare in questa posizione, che sono, preparo l'allineamento dei muscoli dorsali e vado in ancoraggio, ok? Ancoraggio, quindi trazione e ancoraggio, fin qua non c'è nessun problema. Ancoraggio, io consiglio, anzi spezzo una lancia sul fatto che molto spesso viene insegnato un ancoraggio standard, modello, non si sa perché, non si sa per chi. Indice all'angolo della bocca, sento il dente, impregiato sotto lo zigomo, e chi ha come me lo zigomo sfuggente è rovinato. Allora, non esiste il problema dell'ancoraggio, basta un unico punto. Io consiglio a tutti un ancoraggio basso, e cioè un ancoraggio che ora si adopera persino nell'arco olimpico. Se voi vedete i tiratori coreani, o i tiratori odierni, non c'è più nessuno che adopera il sottomento sulla patelletta. Sapete che gli archi olimpici avevano
e qualcuno vedo che ancora lo opera, un pezzettino qua per metterselo sotto il mento. Sì, sì, quello serviva soprattutto quando c'era l'alluminio, perché non si arrivava a 90 metri. No, ti amo. Lei deve sa le cose. Solo ed esclusivamente per quel motivo lì serviva ad avere un riferimento per abbassare ancora di più l'ancoraggio e poter arrivare a 90 metri. Addirittura si ruotava al contrario il mirino per poter mirare ancora più in alto. Quindi il mirino girato al contrario, veniva all'interno, sotto la freccia. Quindi non c'è nessuna, con i nuovi, con i materiali che ci sono adesso, con i flettenti veloci che ci sono adesso, e con le frecce, i carboni che ci sono adesso, non c'è nessuna ragione al mondo che ci sia, che si ancori sotto il mento. Ma si può ancorare, anche molti olimpici ancorano in questa maniera qua. Io consiglio sempre di ancorare in questa maniera qua, cioè portare l'osso del pollice a contatto di questo osso qua, ok? Della mascella, semplicemente. Un'altra cosa, non esiste un ancoraggio standard, perché non può esistere, non può esistere perché le misure antropometriche dell'uomo sono diverse una con l'altra. Quindi non ci sarà mai nessuno che ha le misure standard di avambraccio e di braccio. Certo, tesoro. Io ho fatto proprio perché quell'ancoraggio lì, perché in questo posto qua qui non lo vado a ancoraggio. Però mi sembra molto di più di modificarlo semplicemente con le dita. Cioè, vieni qua, vieni. C'è anche la schiena. Allora niente, lo faccio di qua. Vabbè. Vieni, dai. È un'occasione buona, no? Più unica che rara. Prendi questa corda qua, così non fai fatica. Tanto non ce la faccio. Cioè, io quello che faccio quando vado in ancoraggio è da fare questo. Allora, il mio dubbio è questa cosa qui. Allora, non puoi esistere. Lo prendo, però. Prendi. Prendo forte, pollice mignolo non lo sento, prendi pure forte, guarda là, bene contro, su bene il gomito. Questa è la posizione. Okay. Non ti può scappare. Se ti scappa, la freccia parte. Quindi le dita non si possono muovere. Era un dubbio che avevo. Quindi la posizione è questa. Bene contro. L'ancoraggio è quella posizione diversa da tutti, ognuno ha la sua, è quella posizione che permette di allineare sul piano del verticale le forze di spinta e trazione. Basta, ognuno avrà la sua. Noi non possiamo permetterci, nessun arco nudo può permettersi di utilizzare un ancoraggio che renda difficoltosa l'allineamento delle forze di spinta e trazione sul piano verticale. Non se lo può permettere, perché al minimo errore, certo, può farlo. Voi dite, ma io vedo gente tutta storta. Certo, può farlo, perché io posso tirare così e allineare solamente la muscolatura. E non allineare solo la muscolatura e poi tirare. Peggio ancora, può tirare in questo modo qua. Quindi posso entrare. Certo, entrare col braccio, entro col braccio e posso anche tenerlo abbastanza stretto, e chi lo muove? Se io entro dentro il braccio avrò sempre lo stesso difetto teoricamente, e quindi avrò sempre la stessa torsione. Però sarà molto difficile per me, se ho una lunga escursione, sarà molto difficile per me tenere sotto controllo l'alto e il basso della freccia, perché può essere benissimo che se il punto di pivot, abbiamo detto che è essenziale che si spinga nel punto più con superficie meno possibile per minimizzare questi spostamenti, se la mia superficie è molto grande e se io spingo di qua
avrò delle torsioni verso l'alto, se spingo di qua avrò delle torsioni verso il basso, ed ecco perché alle volte delle frecce vanno tutte alte e delle volte delle frecce vanno tutte basse. Quindi dovrò ottimizzare sia la posizione della mano sulla grip